Vabbè ragazzi, qui sono io da solo. Simone non c'è, meno male, non me ne vaffanculo, visto che però ogni volta coglioni. E sono qui per darvi ora subito delle notizie, visto che è mezzanotte, subito le notizie, diciamo come dicono su Sky Sport, a raffica finale. Però questa raffica si tratta della Juve, sono appena arrivate delle notizie. E queste notizie si trattano sia in caso di cessione della Juve, ma anche in caso di entrata. E c'è l'idea come. Andatevi a rivedere il video di prima, avevo detto che chi spuntava? Biabiani. Allora, vorrei fare un pochi minuti per lui. Voi dite Biabiani, che cazzo? Allora, comunque, Biabiani potrebbe essere comunque un acquisto di merda, sì e no. Allora, dipende da come lo paga. Perché io avevo detto che quella volta prendevano ta 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 e che prendevano? Via via lì. Questa così ho fatto. Ed ora? Juve. Idea via via lì. Ma che mi sentono? Ma rotta, secondo me ha visto il video, ragazzi. Guardate il video. Guardate. Ma rotta mi ha sentito? Ma rotta mi ha sentito? Mi voleva fare un dispetto. Ma rotta. Vaffanculo. Abbiamo fatto la cazzata a giacchetti. Non voglio stare un altro 10 minuti a parlare. Quindi, idea via via lì. Voi dite, sì, comunque alla fine è un buon giocatore. Sì, è vero, comunque è un buon giocatore, però dipende da quanto lo paghi, cazzo. Perché quello stronzo del presidente del Parma, lo so che quello minimo per Biabiani ha dato tra i 10 e i 15 milioni. E poi se lo busca nel culo, se Marotta lo va a prendere, giuro lo vado a buttare di pacche, di schiaffi nella faccia. Perché quindi io il Biabiani, manco se mi pagano, lo vado a prendere. Per l'amor di Dio, quello è un giocatore anche cazzutissimo, se vuoi vedere quando giocava nel Parma. Giocatore cazzutissimo, ma per un motivo solo. Perché corre avanti e dietro, non si ferma mai. A me quel giocatore piace solo per una cosa. Quando punta, chi lo ferma? Quel papà 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 fa tutto da solo. Sputa sangue, proprio quello in campo sputa sangue. Ragazzi, quello è un giocatore che sputa sangue. Però ora vorrei un attimo cambiare e vorrei passare alle cessioni. Queste sono tutte quelle che vi sto raccontando, sono tutte notizie appena arrivate. E si tratta del Norwich che ha pronto una nuova offerta. Che ha pronto, no, che cazzo, nuova offerta, non l'ha mai fatta. Pronto un'offerta per Quagliarella. Voi dite comunque Quagliarella. Guarda, se la Juve si vende Quagliarella per tra i 7 e 8 milioni, lo prendo a calcio a mano. Lo prendo a calci e al minimo per quella lavoro tra i 15 milioni, così come per Matri, che infatti per Matri, questa altra notizia bella fresca 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 come il budino di zio Beppe, di Matri, che in caso c'è stato una telefonata da parte del Green Green del Liverpool. Beh, sono il Liverpool, vendete Matri? Marotta? Cosa risponde? Sì, certo, mi preoccupate qualche milione, dai, ve lo do subito. Pure Matis, sono sicuro che la cazzata la deve fare tra Matis e Quagliarella, sono sicuro. Sono sicuro. La deve fare. Matri potrebbe andare a Liverpool in caso di cessione di Suarez, sembra così, verso Liverpool forse. Sembra così che Angelotti lo vorrebbe, anche se costa cazzo quanto costa. Cazzo quando costa, però per farvi capire che comunque cazzo il Napoli si è venduto Cavani a 64 milioni e Suarez costa verso 40, cazzo, cazzo. Matri va verso Liverpool, Quagliarella verso Norwich, e a noi chi arriva? Biabiani. Cioè Biabiani dovrebbe arrivare in caso di cessione di chi? Di Quagliarella, Matri e Isla. Cioè voi vorreste dire che Biabiani dovrebbe rimpiazzare Matri. Aprite le orecchie. Aprite le orecchie, Matri, Quagliarella e Isla. Ma come cazzo si fa Marotta, questo cellulare di merda? Scusate ragazzi se questo video non esce bene, però.